Diciamolo subito, quando parliamo di François Ozon siamo un po' di parte, perché a noi i film di questo regista francese piacciono moltissimo, un po' perché sono uno diverso dall'altro e un po' perché cura ogni singolo dettaglio, dalla sceneggiatura alla scenografia, alla recitazione degli attori, alla musica, perfino ai costumi. Questa volta François Ozon prende spunto da una pièce teatrale spagnola per parlare di come si racconta e come si costruisce una storia, sia essa un film o un romanzo. La realtà e la finzione si mescolano in continuazione, si fondono, si confondono, proprio come in un'opera di Pirandello. Da una parte abbiamo un professore di liceo e la sua vita fra la casa e la scuola, e dall'altra abbiamo un ragazzo che scrive dei temi molto intriganti. Il professore lo stimola a scrivere questi temi che parlano della vita in una casa, la vita di una famiglia borghese in cui il ragazzo vorrebbe introdursi, e così noi vediamo la vita nella casa materializzarsi di fronte ai nostri occhi. Il grande pregio del film è una fortissima tensione che si crea nonostante si raccontino tutto sommato delle cose normali, banali, dei rituali quotidiani, e questo perché da una parte il personaggio del ragazzo è molto ambiguo e poi perché Ozon riesce a creare attraverso il montaggio e la regia un vero e proprio crescendo drammatico, talvolta addirittura cita Hitchcock, quasi a suggerirci che potrebbe esserci il mistero di un cadavere scomparso. Ozon come sempre massacra e dissacra, qui non più la famiglia borghese come ha fatto in moltissimi film, ma gli intellettuali, per esempio gli esperti di arte contemporanea, e Fabrice Luchini e Christine Scott Thomas, che interpretano appunto il professore e sua moglie, servono meravigliosamente questo scopo e ci ricordano una coppia come quella formata da Woody Allen e Diane Keaton. Quello che però ci è piaciuto forse non troppo del film di Ozon è che non c'è abbastanza approfondimento psicologico, è come se il regista rimanesse prigioniero del suo divertissement, del suo voyeurismo, come se si divertisse a guardare i suoi personaggi con un atteggiamento distaccato. Invece noi sappiamo che Ozon sa penetrare il cuore umano, sa restituirci dei bellissimi ritratti, dei bellissimi personaggi come quelli del Flaubert che spesso cita in questo film. Per esempio l'abbiamo visto in Sotto la sabbia, oppure in un film poco visto che vi consigliamo di recuperare, che si intitola Il tempo che resta. Ma qui stiamo parlando di Nella casa, che è un film sì gradevole, ma da Ozon ci saremmo aspettati qualcosa di più. Buongiorno, Claude. Sono già andati via tutti. Lo so, ma è per questo che sono qui.